Tra i diversi cantieri che interessano Taranto, in Città Vecchia spiccano anche quelli che riguardano le facciate di diverse chiese, anche molto importanti come il nostro Duomo di San Cataldo. Ecco, un'azione voluta dalla Curia Ionica per un'immagine sempre fresca, anche approfittando delle agevolazioni. Sì, il bonus facciate è stata una grande opportunità alla quale abbiamo pensato di attingere per la facciata del Duomo di San Cataldo, le tre facciate del Duomo di San Cataldo, la facciata principale della chiesa di San Domenico, le due facciate, anche se piccole, della chiesa dei Santi Medici, del piccolo santuario dei Santi Medici, e le intere facciate della chiesa e del complesso di San Giuseppe. È una bella opportunità perché il patrimonio storico culturale è particolarmente esteso e anche ha bisogno di continui interventi di restauro. Ecco, questo avviene nell'ambito di una rinascita, seppur lenta ma avviata, del borgo antico di Taranto, ma questi sono anche dei simboli della fede dei tarantini ed è inevitabile pensare, soprattutto in questo periodo, e guardare alla Settimana Santa che si avvicinerà. Ecco, ci potranno essere delle processioni, quali notizie ci sono? Non ci sono notizie, ma ci sono le ferme volontà di volerlo fare. Confidiamo nel lavoro dell'arcivescovo, ma anche in quelle che sono le possibilità che si dipaneranno, perché è una situazione complicata in Fieri, però i segni ci lasciano ben sperare.